veramente straordinario, veramente commovente. Non me l'aspettavo francamente con questo freddolino di pioggia, un calore tanto, tanto significativo da voi. Voglio subito ringraziare l'ambasciatore Benassi, l'ambasciatore Talò, l'ambasciatore Gennuardi e tutti voi per il servizio che rendete all'Italia tutti i giorni. È un enorme piacere per me salutarvi in occasione del mio ultimo Consiglio europeo come Presidente del Consiglio e anzi l'ultimo viaggio a Bruxelles come Presidente del Consiglio. In questi mesi ho avuto l'occasione, l'opportunità di conoscere ancora meglio le qualità del corpo diplomatico italiano, la sua professionalità, la sua competenza e il suo spirito di servizio. Non mi erano qualità sconosciute da prima, ma vederlo e viverlo come Presidente del Consiglio fa una bella differenza, perché la quantità dei problemi che vengono assorbiti, studiati, negoziati è indubbiamente maggiore rispetto a qualunque altra cosa che si è visto prima in altre capacità. Quindi grazie. Voi rappresentate l'Italia, difendete l'interesse nazionale in trattative complesse, con intelligenza e con determinazione. E lo fate in particolare qui a Bruxelles, dove si svolgono tante, la gran parte delle partite decisive per il benessere del nostro paese, per il benessere dei nostri concittadini. L'appartenenza all'Unione Europea e alla NATO sono capisaldi della nostra politica estera. Il mercato unico, l'unione monetaria, l'alleanza atlantica sono il modo migliore per rafforzare il nostro peso nel mondo, per far crescere la nostra economia in modo sostenibile, per garantire la nostra sicurezza. Condividiamo in pieno i valori europei e i valori transatlantici e vogliamo continuare a tutelarli e a rafforzarli. Penso alla salvaguardia dei diritti sociali, dei diritti civili, in particolare delle minoranze, alla difesa della sovranità democratica degli Stati, alla ricerca del negoziato e della pace come strumento di risoluzione dei conflitti. Questi principi sono ancora più importanti nell'affrontare le crisi che attraversiamo, dalla guerra in Ucraina all'emergenza energetica. All'interno di queste alleanze l'Italia deve essere protagonista. Dobbiamo portare avanti le nostre idee perché hanno a cuore l'interesse europeo oltre che quello nazionale. La credibilità che abbiamo acquistato in questi anni è lo strumento migliore per ottenere i risultati a cui aspiriamo. Le alleanze che abbiamo stretto e che continuiamo a stringere ci convincono che siamo dalla parte giusta. In questo processo il vostro ruolo è stato ed è e sarà fondamentale. Da cittadino italiano, prima ancora che da Presidente del Consiglio, vi sono oggi, ma lo sarò sempre, profondamente grato. Grazie.